Grazie, signor Presidente. Quasi oscurati dalle polemiche recenti attorno alle attività delle ONG, che con l'occasione vorrei definire preziose e insostituibili, ci sono i numeri delle vittime dei tentativi di migrazione verso l'Italia. Secondo i dati più recenti dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, nei primi 4 mesi del 2017 abbiamo avuto già 1.019 vittime su un totale di 37.000 arrivi, cioè ogni 36 disperati che tentano di attraversare il Mediterraneo c'è più di una vittima. Numeri tragicamente in linea con il 2016, quando a fronte di 181.000 migranti ci furono ben 4.578 vittime, ma quasi doppi rispetto al 2015, quando i morti furono 2.913 su circa 150.000 migranti, con un rapporto di una vittima ogni 53 tentativi di traversata. Non è questa la sede per approfondire le ragioni di questa drammatica evoluzione, ma piuttosto di concentrarci sul dramma nel dramma cui stiamo assistendo, ovvero quello dell'attuale difficoltà, se non impossibilità, di dare almeno un'identità alle vittime. Io stessa, dopo la tragedia di Lampedusa dell'ottobre 2013, mi sono trovata in quell'hangar davanti ai sacchi messi in fila, uno a fianco all'altro, sacchi che contenevano i cadaveri di morti senza nome, e ho assistito impotenti alla disperazione di parenti e amici che cercavano di ritrovare i loro cari. Ma non dobbiamo pensare che sia soltanto una questione etica, un desiderio di rispettare il dramma di altri esseri umani, di ottemperare ad un obbligo della nostra Carta e alla Convenzione Europea dei Diritti Umani. Si tratta anche di fare meglio a fronte di rischi connessi al flusso migratorio. Per questo riteniamo che sarebbe prezioso una banca dati ed un coordinamento a livello internazionale per raccogliere ogni possibile elemento utile all'identificazione. Questo sarebbe assai utile per ricostruire le rotte del traffico di esseri umani e per rendere impossibile il furto di identità che solitamente viene sfruttato dalla criminalità comune e dai terroristi. Noi socialisti voteremo a favore seguendo le indicazioni del Governo. Grazie. La ringrazio. A questo punto la collega Paola Binetti.